Sorpresa, ma non del tutto, da parte dei dipendenti alla lettura del testamento di Pietro Pittaro, decano viticoltore friulano, morto il 24 marzo scorso all'età di 89 anni a Codroipo, di lasciare in eredità la propria azienda e i suoi più stretti collaboratori. Quello che sembrava uno scherzo invece si è dimostrato il vero animo e spirito che ha sempre contraddistinto il Pittaro in vita, persona per bene dal volto umano e soprattutto che non dimentica coloro che lo hanno aiutato sentendosi da subito di famiglia. Sinceramente no, lui più volte scherzando ci aveva detto, però sì, ovviamente non avresti mai immaginato che facesse un gesto del genere, un così nobile gesto, ecco, mi viene da dire. E quindi è stata una sorpresa per noi, ovviamente, insomma, una sorpresa ricchissima, bellissima e anche ricca di responsabilità, insomma, perché comunque dobbiamo portare avanti un'azienda, un nome, cosa che si faceva già, ma lo faremo assolutamente con maggiore impegno adesso.